appuntamento al Merida per il nostro epibio. E Luisa qui con la sua famiglia straordinaria ha preparato prodotti sempre eccezionali che invitano a mangiare, e vedrete che tanti ospiti verranno perché è una cosa piacevole. Luisa, raccontaci un po' cosa hai preparato e un po' il tuo progetto, che sembra che stia funzionando molto ma molto bene. Come già da una decina d'anni, anche forse di più, 12-13 anni, facciamo questa manifestazione all'EPBio in collaborazione con la Coop Commercio di Ravenna e la Fattoria Fagioli di Cusercoli, dove qui c'è il nostro grande rappresentante Fausto Fagioli. Siamo molto onorati di questa cosa perché offriamo frutta fresca, genuina, in spiaggia, che è un messaggio diretto, anche perché noi qui nel nostro bagno abbiamo famiglie con tanti bambini, quindi è una cosa a cui noi teniamo molto, quello di offrire, come anche la nostra cucina. Noi abbiamo una cucina tradizionale, siamo un ristorante dove facciamo prodotti del nostro territorio e quindi siamo molto onorati. Queste sono le mie ragazze, le mie figlie, adesso ve le presento, Francesca e Federica. Passo la parola subito a Francesca. È bello vedere le nuove generazioni, Francesca e Federica, che hanno organizzato e stanno organizzando tante cose. Infatti voglio chiedere a Francesca, abbiamo preparato l'EPBio, ma so che qui al Bagno Merida ci sono cose stupende per gli ospiti tutta l'estate, che sono veramente non bravi, addirittura cominciano in primavera, pensate, in primavera già con il programma delle scuderie didattiche, che sono qua in spiaggia con i bambini, con un lavoro straordinario, e adesso stanno lavorando per l'estate. Francesca, raccontaci un po' quello che hai preparato e cosa i tuoi ospiti possono trovare qui da te. Grazie Fausto. Siamo un bagno a conduzione familiare, quindi puntiamo tantissimo sulla cucina locale e soprattutto sulle attività per i bambini. Un bagno che comprende tantissime famiglie, quindi per esempio tutte le domeniche o quasi tutte facciamo attività il pomeriggio, come può essere preparazione pizza, preparazione piadina per i bambini, e che coinvolgono anche i loro genitori e le loro famiglie. Per esempio il 12 agosto alle ore 10 della mattina ci sarà una ragazza che farà attività di laboratorio mosaico, quindi i bambini prepareranno disegni e faranno proprie attività manuali e porteranno anche a casa i loro lavori. E faremo attività nelle principali serate dell'estate, come il patrono di Ravenna, Santa Pollinare, oppure Ferragosto, San Lorenzo, con cene a tema e intrattenimento musicale. Questi sono i nostri principali avvenimenti dell'estate. Bene, bene, Francesca. Federica, ascolta. Allora, c'è anche Federica qui con noi, naturalmente, che è la più grande. E allora, diciamo, Federica, cosa possiamo dire agli ospiti che ci stanno guardando? Che vi aspettiamo tutti al Merida per una bellissima estate. L'EPBio qui al Merida è terminato, sono venuti tutti i nostri clienti a far merenda qui numerosi. Adesso sparichiamo tutto e inizierà la nostra serata con la paella valenziana. E i nostri cuochi la stanno già iniziando a preparare.